Ho dovuto vendere dello spazio sul canale, quindi obbligarmi a contrattuali deadlines per parlarvi di Pokémon prima di chiudere le cose in sospeso ed evolvere tutto all'ormai fino alla noia annunciato SNM 3.0, ove questi contenuti saranno molto più la normalità. Ma ho sempre avuto il desiderio di farlo. Parlarne come franchise intero e come ci si interfacciano gli adulti. Noi giocatori core, buttandoci una definizione in mezzo. Perché l'obiettivo qui è parlare di un titolo recente, un titolo venduto e parzialmente pubblicizzato con un target di bambini da una parte e di quelli che vengono con erroneo in realtà disprezzo definiti casual gamers dall'altra. Ora, dalle virgolette si apre facilmente la parentesi perché sì, sono perfettamente consapevole appunto del fatto che ci sono state dichiarazioni un po' confusionarie nei confronti del target, no, di questo prodotto, e ha causato proprio nella mente di quegli adulti che invece lo hanno comprato alla cieca un po' di dubbi e discussioni di cui prometto parleremo, ma oltre a queste due sensazioni ha causato in loro sgomento. Perché si sono trovati in mano qualcosa di molto diverso da quello che si aspettavano e che li ha riportati un po' troppo indietro, gli ha fatto ricordare che quello che stavano giocando era esattamente ciò con cui hanno cominciato loro da piccoli negli anni 90. Il fatto è che fuori dalle nicchie, da certe nicchie della rete, di cui faccio parte anch'io della serie Hardcore, per carità, in realtà lo sgomento c'è stato ugualmente, ma positivo. No, non ha ragione l'entusiasta o il deluso stavolta. La positività nostalgica non è sempre un bene, occhio, così come non lo è la ricerca dell'elitismo più morboso viceversa, ma questa nuova uscita della settima generazione di Pokémon non è nessuna delle due cose. Spoiler però, è davvero un buon prodotto. Amo tra l'altro l'idea di poter parlare di tutto questo in modo così completo e quindi mi auguro lasciarvi non soltanto con un gran sorriso ma un'accesa voglia di discuterne in quanto, ragazzi, dopo aver completato Let's Go io ho davvero buon, ma davvero buon presentimento per quanto concerne il futuro e per vederlo realizzato e non tradito sto incrociando arti inaspettate. Partiamo dall'inizio, perché moltissimi trentenni giocano a qualcosa di apparentemente infantile ancora oggi, ormai da grandi, e vale la pena approfondire perché. Qual è stato il percorso di uno di questi appassionati che ne ha vissuto le origini e vuole fare un bel bignami di quello che per tantissimi è soltanto uno strano attaccamento ad un passato prezioso? Ovviamente, quell'appassionato sono io. Per noi giocatori europei, la fine del millennio fu un periodo abbastanza incredibile. Titoli ed anche serie televisive che erano uscite anni prima nel resto del pianeta arrivavano da noi proprio al chiudersi del XX secolo e... ragazzi, tra il 1999 ed il 2000 abbiamo avuto Metal Gear Solid, Chrono Cross, Silent Hill, System Shock 2, Tiberian Sun, CTR, Diablo 2, Legacy of Kain, i sequel di Gran Turismo e Driver, Code Veronica, parlando di Nintendo appunto il primo Smash Brothers e... Lo avete capito? Erano anni incredibilmente floridi e noi eravamo bambini che affrontavano creazioni e mondi interattivi pazzeschi, diversissimi fra loro ed in una delle più infuocate ed evolutive epoche d'oro che l'industria abbia mai visto e vissuto. Ed in quegli anni uscirono Pokémon Rosso e Blu. Uscirono in un momento nel quale per un bambino senza la grande rete che da lì a poco avrebbe cambiato per sempre l'intera nostra specie, fosse possibile comprendere quello che stava già arrivando dall'estero, il cartone animato, l'esplosione di un IP che avrebbe completamente stravolto il mondo dell'intrattenimento e il gioco di carte collezionabile, che invece avrebbe causato gioia e giubilio nei confronti di qualunque bullo di merda di ogni scuola. All'epoca, nessuno di noi era un core gamer, come discusso poco fa. Ne eravamo sicuramente semini in crescita, ma era difficile anche sol capire il genere in cui rientrava il gioco dei Pokémon. Era unico, non avevamo la cultura e conoscenza di riconoscervi un JRPG isometrico con una piccolissima componente Metroidvania, ambientato in un mondo diviso fra percorsi con incontri casuali in aree circoscritte tra mid-boss e città ove affrontare poi lo scontro finale di quel livello. Con tanto di dungeon e super boss segreti post-trama. Gli elementi erano tutti lì, ma i mostri portatili che prendevano esperienza non erano il nostro personaggio, quindi era tutto... magico.
Era magico perché era il primo, era tutto nuovo, vivo, e di lì a pochi mesi sarebbe iniziato il cartone animato, il quale... Fece un certo effetto, sì. Noi, tra l'altro, eravamo ragazzini senza limiti di tempo, alcuno. L'unico pensiero che avevamo in mente era la retroilluminazione del Game Boy e avevamo fantasia. Una fantasia talmente libera da poter entrare al 100% in un mondo che aveva regole semplicissime, perfettamente comprensibili e tramite una passione che aveva dello sconvolgente, ove poter vedere un Pokémon che si andava a trasferire tramite un cavo, il Game Link, di una console all'altra, faceva battere il cuore. Ove il Gotta Catch 'Em All, l'obiettivo finale era praticamente magico ed inarrivabile, si faceva la Lega, il boss finale, per portare la nostra squadra al massimo centinaia di volte, con tutti quelli che potevano essere i falsi miti, tra cui diventare capo palestra, eccetera, ma in ogni caso, in maniera unanime, per tutti, Ash era comunque sempre un imbecille. Ancora troppo giovani per Dupe Glitch e Meta, ma comunque catturati in modo implicito da una delle più importanti, sempre seguite, talvolta anche esagerando, lo sappiamo, ma geniali politiche della Nintendo: l'avvicinare i giocatori all'interazione umana. Perché avere due versioni dello stesso videogioco con creature esclusive per ciascuna non era solo un'idea di marketing a dir poco acuta, ma creava davvero ancor più magia, più incantesimo per un bambino. Rendeva tutto stranamente reale, con sorprese, e conduceva seriamente a gruppi di caccia e scambio. Esclusi i solitari che si compravano entrambe le versioni e rompevano ogni charm, ma il succo, sotto sotto, è che in realtà il meta nemmeno esisteva. Era un gioco semplicissimo, con tanti mostri dal design accattivante, una trama e dei personaggi sorprendentemente oscuri talvolta, anche per l'epoca e il target, perché se non ne avete memoria dovreste davvero rivivere l'originale rapporto Gary-Oak per notare del sano represso caro vecchio Giappone nella scrittura, pur se appunto infantile, e che non aveva la pretesa di fare altro come videogioco. Non c'erano breeding, effort values, nature, abilità, shiny, pokerus, friendship levels. No. C'era solo chi era convinto che Farfetch evolvesse in Dodo a casa dell'album di figurine. Era un prodotto purissimo nel suo comunque permettere di crearsi una squadra di 6 creature con varie unicità e scelte tra un gruppo numerosissimo, anche includendovi solo le forme finali, con mosse opzionali e strategie a turni, risultando quindi, per tutte queste ragioni, ovviamente, esplosivo. E Game Freak aveva delle idee splendidamente solide, coerenti e molto molto chiare per i suoi primi sequel. Il mondo dei Pokémon si stava complicando, ma per noi giovani mantenendo comunque una semplicità e purezza insostituibili. Si è passati ad oro e argento. Vagando per il mondo, la mia sfera lancerò e ogni Pokémon. La seconda generazione è fra le più importanti in assoluto a livello emotivo, ragazzi. Per noi giovani era l'incantesimo finale, poiché insieme ad altre cose arrivavano sprite delle creature meno mostruosi e più centrate intorno al design di Ken Sugimori, che ci accompagnava ormai le giornate. Colorati ed animati come mai prima, e molti dei nuovi 100 Pokémon erano straordinariamente belli. Iconici quanto e più degli originali talvolta, tanto quanto ben contestualizzati e con nuovi tipi che creavano un'incredibile voglia di approfondirne le ramificazioni, aumentate poi in modo moltiplicativo grazie anche all'aggiunta di ciò che, parlando il JRPGese, si chiamerebbero equipaggiamenti. Proprio oggetti da assegnar loro con effetti attivi o passivi. Certo, come ogni generazione successiva alla prima, le aggiunte rendevano il professor Oak sempre più palesemente incompetente nel suo lavoro, ma l'aggiunta di nuovi elementi e il ribilanciamento di gioco mostrava un interesse serio da parte di Game Freak di rendere l'esperienza anche tecnica, oltre che ludica. Ed è per questo che nacque il breeding. L'allevamento delle creature, insomma, la ricerca della perfezione genetico-combattiva dei mostri portatili. Servirebbe un video intero, per approfondirne il funzionamento al 100% e, se tutto va come spero, state certi che lo farò con un gran sorriso all'ottava generazione, ma in poche parole non è poi così dissimile da ciò che avviene nel nostro di mondo. Allora,
In pratica, i mostriciattoli si fanno incessantemente con una certa brutalità riprodurre in continuazione, per poi chiaramente controllare immediatamente, non bisogna perdere tempo, nella cucciolata qual è il bambino uscito meglio, qual è quello più forte, chiaramente lontano dai genitori perché non possono permettersi certamente di fermarsi dal lavoro. Mi sembra abbastanza evidente che appunto il tempo è denaro. Successivamente però che cosa succede? Che i bambini meno forti vengono liberati, e se puta caso uno dei piccoli è migliore di uno dei genitori, sarà lui ad essere liberato, nel mentre il piccolo verrà sostituito nell'atto riproduttivo. E noi giocatori invece ovviamente cominciamo a duplicare l'inferno, cominciamo a duplicare oggetti tramite metodologie e trucchi trovate dall'amico, del cugino, del fratello, di un nostro compagno di gioco e Pokémon, oggetti preziosi, caramelle rare. Finirono sotto questi strumenti di massacro dell'equilibrio di gioco. Questi oggetti permettevano di portare una qualunque creatura al livello massimo senza sforzo e senza perdita di tempo, che era il combattimento ripetitivo dell'endgame, al punto che questa semplicità di raggiungimento del nostro scopo finale portò alla nascita di altre leggende, quelle che presupponevano allo stesso livello della cecità con la masturbazione, che il mostro sarebbe diventato molto più debole che invece combattendo davvero. Si può dire però che questa fosse una leggenda con un solido fondo di verità. Decisamente. Specialmente per le successive generazioni, perché vedete, se la seconda è stata cruciale per la componente emotiva di fidelizzazione, la terza ha aggiunto molto altro. Ha letteralmente creato il Pokémon moderno. Nel bene e nel male. Viva il Pokémon basket prorompente! Rubino e Zaffiro furono i veri turning point del franchise. Fin dal principio i Pokémon avevano caratteristiche apparentemente casuali per dar loro, a detta degli sviluppatori, un feeling naturale e la sensazione di avere una creatura unica in un mondo vivo, ma a partire dalla terza generazione tutto è stato evoluto ed ufficializzato in modo più pubblico, anche grazie ovviamente all'ormai ben più rumoroso e curioso web. Quei valori nascosti in grado di modificare le caratteristiche finali di una creatura erano gli EV, Individual Values, che ora avevano un range aggiornato, e la base solida della citata leggenda delle caramelle rare, invece, erano gli EV, Effort Values, valori dell'impegno, l'impegno di combattere. Ogni Pokémon sconfitto registrava nella genetica del nostro compagno un punteggio che, a certi breakpoint, si sarebbe trasformato in uno specifico punto caratteristica definitivo. Caratteristiche però modificate anche in numeri piuttosto impegnativi a livello massimo da ciò che erano le nature. Un'altra novità inserita per aumentare la diversità biologica dei Pokémon, ma ognuno di essi poteva averne una di 25 e nel caso ovviamente dell'allevamento la madre, solo la madre, o Ditto non conta, Ditto va bene con tutti, se avesse avuto un certo oggetto equipaggiato avrebbe avuto il 50% della chance di trasferirla al figlio. E se vi dicessi, ovviamente, che questa è meno che la brina, che la rugiada sulla punta dell'iceberg, che è questo meccanismo, no, di breeding, e che chiaramente nel competitivo non viene neanche presupposto tu abbia un Pokémon imperfetto, capite che tutto ciò era abbastanza complicato da capire, sfruttare e oltremodo poco divertente per un bambino. Poco divertente. Viceversa, però, in quello che era un universo che si stava contorcendo già allora su se stesso, visto come appunto era impossibile vedere o comprendere a livello concreto questi valori e risultati nel gioco, causando quindi la nascita e sviluppo del competitivo come una cosa apparentemente forzata o delegata poi a finestre ben lontane dalle cartucce, c'erano novità immediate, geniali nella loro capacità di aggiungere complessità e diversificazione, ed immediatamente chiare, ossia i citati oggetti da legare alle creature, qui seriamente ampliati, ed il fatto che ognuna di esse avesse ora un'abilità passiva in base alla specie. Una delle più grandi migliorie dell'intero franchise per quanto mi riguarda, una complicazione verticale del combat system che è una delle componenti più competitive legate allo studio dei mostri avversari presenti nel sistema. Da questo punto in poi Game Freak ha decisamente continuato nell'evoluzione del suo franchise, ma secondo me in modo troppo poco duro nei confronti di ciò che per i giocatori che crescevano con lui
era la cosa più importante dopo la complessità dei combattimenti, ossia la quality of life. È un termine che potreste non conoscere, vi prometto, vi approfondirò il suo significato perché è la chiave di tutto, ma per darvi un'idea immediata, un esempio subito lanciato sul campo di quello che rappresenta, mettetevi dinanzi agli occhi le nuove Pokéball, quelle aggiunte nella fourth gen, per esempio la Dusk Ball o la Quick Ball. La Quick Ball specialmente, che aumentava enormemente la percentuale di catch rate di un Pokémon nel caso la si lanciasse al primo turno, è esattamente uno di questi meccanismi. Tuttavia, se i remake come Leaf Green e Soul Silver dimostravano a posteriori quanto il progetto fosse evoluto nella struttura di gioco e che la quarta generazione ha introdotto l'importantissima separazione tra attacco speciale e fisico a seconda della singola mossa piuttosto che l'elemento, il resto è il classico perfezionamento e leggero ampliamento del già visto. Cosa che ha diviso in adoratori e forti detrattori gli appassionati molto più che nelle precedenti iterazioni. Pokémon cominciò quindi, nella mia qui estremamente umile opinione, in quanto meno approfondita di qualcuno che potrebbe aver studiato ben di più quegli anni, un percorso di stagnamento e di incertezza. Ad ogni release, da quel momento in poi, si crearono le stesse divisioni. E può anche benissimo essere perché i giocatori erano cresciuti abbastanza da diventare cagacazzo. Però, battuta a parte, capite cosa voglio dire. La quinta è rinomata per essere il perfezionamento e il rodamento di tutto quello che è il percorso fatto dal franchise fino ad allora, e poteva assolutamente fallire come obiettivo, mentre è riuscito molto bene, ma faccio questa precisazione perché non è il motivo per il quale invece i fan, ancora oggi, discutono di questa generazione più di molte altre. Ha due particolarità, e la prima è la più importante. La storyline. La narrativa dei capitoli nero, bianco e sequel pare essere la più interessante, matura e complessa di quello che si sia mai visto in Pokémon, mentre la seconda, molto più intuibile ovviamente come realtà perché esterna e fuori controllo a quello che può essere il presente di uno sviluppo, in quanto poi dalla sesta generazione in poi l'estetica è proprio cambiata a livello poligonale, ci siamo arrivati, bianco e nero hanno gli sprite e le animazioni bidimensionali migliori di sempre. Ma ero in burnout. La fiamma si era spenta, il mio interesse è scemato e non l'ho vissuta. Non ancora. Viceversa, però, è la sesta che mi ha riottenuto come giocatore. In modo molto particolare, non per mera curiosità, ma per reinserirmici da zero, al 100%, hardcore. E questo ha portato al farmi giocare XY da adulto più di quanto abbia mai fatto con qualunque altro capitolo, e sembra una contraddizione. Si dovrebbe avere meno tempo, no? Per giocare crescendo, ed è così. Eppure, questo è successo ed è ciò che ci condurrà al gran finale di discussione con Let's Go e ciò che desidero sia l'argomento conclusivo di questo contenuto. Come ripartenza, giocare sulla sesta generazione è stato magnificente. La totale evoluzione legata ad un Pokédex non limitato ma completo rispetto all'intera storia del franchise, nuove creature incluse, si legava ora a quella dell'aggiornamento della Global Trade Station, ossia la trasformazione finale di ciò che un tempo era il cavo tra un Game Boy e l'altro. Se la sua principale differenza con esso era la possibilità di connettersi con chiunque in qualunque momento, la chiave era senz'altro il non dover avere la console accesa per poter offrire o ricevere uno scambio. E su X ed Y è stato infine permesso di chiedere al mondo qualunque Pokémon, anche qualora non fosse stato visto. Una scelta questa, incredibilmente importante per far rinascere anche nel cuore di un adulto il fuoco del Gotta Catch 'Em All, ma è altresì normale che il collezionismo non bastasse a soddisfare le nicchie hardcore, ed è qui che entra in gioco il concetto di quality of life, ossia la fluidità, comprensibilità e funzionalità con la quale il giocatore interagisce con la meccanica, in questo caso ovviamente riferendoci alla componente competitiva e di breeding del franchise. Game Freak è sempre stata chiaramente indecisa sul come gestire l'allevamento agonistico delle creature e fu proprio la coppia XY ad inserire qualcosa che fece sperare per il futuro. Era possibile non solo vedere gli EV di un Pokémon finalmente, ma anche fargliene ottenere in automatico, e lo stesso, per quanto concerne la visibilità, avveniva persino per gli EV, anche se per sbloccare tale funzionalità era necessario un procedimento nascosto che già allora evidenziava proprio la preoccupazione della compagnia, come se fosse un rompere la famosa magia ed il segreto, poterne scoprire il vaso di Pandora, diciamo, a livello ufficiale. Questo chiarisce evidentissimamente che l'azienda era perfettamente conscia delle richieste.
più volte, tra l'altro, inserì in endgame avanzati opzioni e finestre di gioco a livelli molto alti, come le torri lotta, no? Eppure, in tutto questo, era evidente una cosa. Si cercava di alleggerire la barriera d'entrata di quello che erano le risorse di tempo e anche logica, appunto, necessarie per giocare livelli alti, senza però voler mai rivoluzionare un meccanismo che era nato per altro, e che quindi mi è sempre sembrato forzato nell'essere migliorato senza però il coraggio di farlo davvero. Questo video è, secondo me, proprio effigie di questo. Nel mio breve racconto è evidente come ogni generazione ha evoluto ed accresciuto il franchise ed il suo gameplay con aggiunte e modifiche davvero importanti, ogni volta. Eppure, viverli durante le sei generazioni è risultato molto anacquato, tremendamente meno impattante di ciò che è una lista dei risultati finali. Questo proprio perché Game Freak ha ricevuto costanti imprecise reazioni dalla fanbase, e per quanto si possa pensare diversamente, la serie è molto legata e dipendente da una nicchia, che è enorme, è gigantesca, ma per quanto possa sembrare una contraddizione anche questa, lo è, e l'ha intimorita. Specialmente dopo la quinta gen che abbiamo discusso prima. Nonostante il fatto che abbiano aggiunto nella sesta la mega evoluzione che aumenta la complessità degli scontri a un livello veramente gradevole e di una percentuale gradevole, quello che è accaduto con la settima, quella presente, è la summa di tutto questo per me. È caos. Terribile caos. Meccanicamente eccezionale a livello di endgame e struttura di combattimento, un equilibrio migliore negli incontri obbligatori, nuove razze delle vecchie specie Pokémon che possono essere un'idea fighissima da allargare, vere chicche a non finire ed uno spiraglio di novità, tutto però soffocato ed incastrato in un vortice di sabbie mobili quali sono tutte quelle realtà che apparentemente dopo le critiche Game Freak ora non sa più come gestire. La storia ora è esageratamente lenta e soprattutto invasiva all'interno del gameplay. Oltre al ritrovarsi, nonostante tutto questo, piuttosto piatta, il Rotom Dex, che non andrò ad approfondire ma non è sopportabile penso nemmeno dai bambini, e pochissimi passi in avanti verso un breeding ed una costruzione avanzata del Pokémon più chiara. È arrivato l'Hypertraining per migliorarne le IV, cosa di prima completamente impossibile, ma solo a livello 100, e per schiudere le uova si deve continuare comunque a letteralmente perdere tempo nel far eseguire passi al protagonista. Anche qui, come al solito, variabile da abilità passive, oggetti, eccetera, 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 ma comunque un'idea facilmente migliorabile, velocizzabile senza che ne venga ovviamente rimossa la componente narrativo-ambientale, che è l'idea del voler che una vita abbia giustamente bisogno di tempo per nascere. Perché questo è ovvio, per quanto molti giocatori preferiscano a causa di questi difetti di ritmo dedicarsi a tour ufficiosi come Pokémon Showdown, schiudere uova a modo suo è un azzardo divertente. Credetemi ragazzi, è divertente se piace un certo tipo di looting, io sono oltre le migliaia e l'ufficialità di un Pokémon dà un brivido infantile chiaramente, che però è molto prezioso coltivare. Specialmente quando si collabora fra giocatori per, che so, ottenerne uno perfetto in natura e DV contemporaneamente all'essere cromatico. Shiny, insomma, un'aggiunta della seconda generazione, se ricordate, che equivale, volendo fare un paragone immediato, alla versione olografica di una carta. È qui che entra in gioco Let's Go. Io l'avrei voluto assolutamente, volentierissimamente recensire. E tra l'altro riesco a inserire qualche spunto di discussione in quello che è il video su Pureia, che vi invito assolutamente a vedere se ci tenete a un'idea completa. Ma visto il contenuto, che è questo, il tipo di contenuto che sto producendo qua, farò qualcosa di diverso, che vuole comunque sottintendere il messaggio finale, al di là di tutte le criticità. Solo io so che li catturerò, solo io so che poi ci riuscirò. Let's Go è un titolo della settima generazione, come lo sono i remake di Argento ed Oro per la quarta, per dire, ma profondamente diverso da essi. Evoluzione meccanica della famosissima versione mobile dell'IP ed involuzione, o in termini più dolci, sottrazione di ciò che invece sono oggi titoli core presenti sugli scaffali. Positivamente limitato, per farla breve. Non un remake, ma a livello estetico una remaster plus, la quale, però, sottraendo tutte le strutture orizzontali che il franchise ha accumulato negli anni, risulta essere una copia esatta degli originali Pokémon.
con la modernità legata tutta a due fattori: migliorarne l'effetto magia di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi la nostalgia, e la componente quality of life dell'esperienza. Pokémon è sempre stato un JRPG, e specialmente negli anni 90 questo significava un ritmo di gioco lento e pieno di scontri, casuali e non, che permettessero al personaggio, tra virgolette, di ottenere le caratteristiche necessarie per il prossimo boss o, in questo caso, palestra. Se a causa del voler essere una copia esatta di Pokémon giallo, secondo me purtroppo hanno lasciato quella che oggigiorno è una sovrabbondanza di incontri con gli allenatori, appunto ancora tutti poco svegli e con una o due creature sfigatissime, il franchise qui raggiunge invece finalmente una delle principali evoluzioni del genere, ossia la rimozione dell'incontro casuale in favore della visibilità su schermo di mostri liberamente affrontabili a scelta, che comunque portano in un'istanza, ma selezionabile e non obbligata. Rende poi le EV visibili prima dell'endgame in qualunque schermata, canonizzando quindi ancor di più l'importanza della genetica dei Pokémon, e migliora la meccanica delle EV, trasformandone il funzionamento nel semplice ottenere caramelle di tipo specifico a seconda della creatura dalla quale le si ottiene, rendendone soprattutto, ed è questa la cosa più importante, l'uso libero e non automatico, che un tempo ovviamente necessitava altre morbose sovrastrutture di misteriosi oggetti e procedimenti per essere annullato. Let's Go, anzi, cerca persino di limitare alcune vecchie ripetitività, mantenendo comunque l'idea del grinding, cambiando il sistema di cattura dei mostriciattoli. Legandolo all'interattività di Pokémon Go, catturare le creature diventa un procedimento attivo e legato anche all'abilità, creando quindi le battaglie come conseguenza dell'ottenimento del Pokémon e non come parte centrale di ogni operazione di allenamento. Crea però ovviamente dei nuovi limiti come una diversa forma di monotonia, ed è qui che andremo a tornare per il finale, perché comunque questo titolo conclusivo della settima generazione mantiene ovviamente tutti i nuovi equilibri di gioco discussi precedentemente, come i tipi di attacco, gli elementi e le nuove forme di alcune vecchie specie, ma rimuove tutto il resto, in modo anche spiacevole nel caso delle abilità passive, secondo me, ripeto, una delle più belle cose mai inserite nel franchise. Non sacrificando invece le mega evoluzioni, perché immagino ormai imprescindibili dalla narrativa dei mondi di gioco, e qui si potrebbe cadere in discussioni teoretiche sui multiversi e cicli temporali causati dall'arrivo di queste energie, in grado di mutare le creature in questione, ma non è decisamente il video giusto, anzi. Quello che io voglio dirvi qui è che questo Let's Go è talmente tanto ben confezionato, un prodotto talmente curato nei suoi dettagli, i quali, che piacciono o meno, sono davvero nell'essere tornati indietro, resi comunque con molto amore, con preziosità come le unicità date ai companion che ti possono seguire nella mappa di gioco con animazioni, chicche e personalità uniche. Che infine, al di là di tutto, questa sottrazione, la quale, senza se e senza ma, cattura milioni, almeno centinaia di migliaia tra i giocatori che hanno abbandonato il franchise in passato, è a buon rendere. È una doppia vittoria, per conseguenze e qualità del prodotto. Può risultare essere, ragazzi, la miglior cosa mai accaduta all'IP da molto tempo. E potreste chiedermi perché, anzi, mi auguro mi stiate chiedendo: perché? Perché una rete di sicurezza. È un restart parallelo. Non esattamente uno spin-off, nonostante il titolo si leghi alla versione mobile e quindi non faccia parte dei core RPG avanzati, tenendosi non a caso nell'attuale gen e non aprendo la prossima, è stato pubblicizzato in modo un po' confusionario, perché Game Freak tiene molto al progetto ma non vuole che venga confuso con il vecchio percorso, il quale ovviamente non viene interrotto. Su Twitter all'annuncio venne specificato proprio questo, infatti, ma le interviste hanno invece spesso evidenziato come dovesse essere trattato come main title, ed è qui che ho la mia lettura ed eccitazione al riguardo. Questo progetto sottrattivo può essere un nuovo inizio e diventare un appuntamento annuale per ogni generazione, andando a complicarsi negli anni, partendo però da una base già avanzata. Pokémon Let's Go, che so, Unknown e Togepi potrebbero essere le Remaster Plus di Argento ed Oro, magari aggiungendo alla sì finalmente interattiva ma comunque limitata funzione di cattura, la chance di danneggiare il mostro da catturare o da applicargli status, insomma aggiungere una componente di scontro anche opzionale per aumentarne la percentuale di cattura, dare un po' più di
di controllo, ovviamente, perché ovviamente adesso il lancio è interattivo, ma è stata rimossa l'interazione con la creatura. Ossia, appunto, il poco piacevole incontro che aveva la nostra con quella selvatica. Avere quello che è il desiderio comunque capriccioso di certi giocatori di avere il solito servito caldissimo è in realtà ciò di cui in questo fastidioso momento storico dell'industria un'azienda timorosa come Game Freak ha bisogno per poter evolvere. Perché l'ottava ha necessità estrema di un vero passo in avanti, tra l'altro comunque sotto sotto già discusso da Game Freak, e Let's Go può aiutarla in più di un modo. Per il coraggio produttivo di fare scelte più forti che in passato e contemporaneamente di snellire le cose giuste sapendo che il franchise è in una botte di ferro e che rischiare in questi casi paga. Il famoso chi non risica non rosica. L'ottava generazione, ragazzi, potrebbe essere per la prima volta da quando sono minimamente adulto la prima verso la quale provare sincero hype. Perché non mi sarebbe mai accaduto altrimenti. E questo è possibile grazie a Let's Go. Hanno già detto, l'hanno già lanciata lì sul piatto l'idea che ci sarà una importante evoluzione nell'RPG del 2019. Ma qui ora possono farlo nonostante tutto al 100%. Evolvere non significa cambiare, ok? Possono davvero snellire e contemporaneamente migliorare tutto. Perché questi attuali progetti sono speciali copie carbone fatte con amore. Il vero RPG del futuro ha in mano le chiavi di una killer app non solo per il nome del franchise, ma per il mercato videoludico in generale, come lo è stato il Pokémon Blu e Rosso di tanti anni fa. È nelle loro facoltà e capacità, e con questa cassetta di sicurezza, quali sono le Remaster Plus di ogni generazione passata, perché faranno un fracco di soldi, sono sicuro di questo. Io a questo futuro evolutivo ci credo. Let's Go ha solo un enorme, vero, grave difetto che non si può perdonare dopo tutti questi anni, qualcosa verso la quale non si sarebbero mai dovuti permettere di glissare. Sotto il furgone vicino alla Anna non c'è ancora Mew.